Amici e amiche di Barbecue Mania, vado a presentarvi un barbecue a gas Weber. Il modello è lo Spirit Classic E310. Lo Spirit Classic E310, diciamo che dopo la linea Q è il più economico, fa parte dell'entry level dei barbecue a gas Weber. Infatti, come potete vedere, non ha il mobiletto sotto armadiato, ma semplicemente una retina di protezione per la bombola, non ha i fornelli laterali e, come andremo a vedere più avanti, ha anche altre particolarità che lo rendono appunto il modello entry level preferito per quei griller che magari sono alle prime armi con i barbecue a gas. Il 310 è dotato comunque di carrello con 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, il che permette di poterlo spostare facilmente e poter avere stabilità in fase di cottura bloccando le ruote con i freni. Abbiamo i 2 piani laterali di appoggio che ci permettono di avere sempre tutto a portata di mano senza dover cercare appoggio a destra e a sinistra e poter grigliare a mani libere. Andiamo a vederlo più da vicino. Come vi dicevo, qui abbiamo la nostra griglia di protezione che, volendo, la togliamo. Abbiamo il vano porta bombola per bombole fino a 6 kg. Abbiamo la nostra leccarda per i grassi, perché tutti i grassi che non vengono vaporizzati dalle barre, che poi vedremo, vengono convogliati da questa leccarda all'interno di questa ciotolina in alluminio, che è facilmente asportabile per poterla appunto lavare. Ecco qua, abbiamo le nostre 3 manopole per la gestione indipendente dei bruciatori. A differenza di altri modelli, l'accensione sul Classic 310 non è piezo elettronica ma è piezo elettrica, per cui non abbiamo il sistema elettronico di accensione, ma abbiamo un sistema un po' più economico. Sul coperchio comunque è presente il nostro termometro con la doppia scala Fahrenheit e Celsius. Questo ci permette di andare a gestire la temperatura in fase di cotture dirette o indirette o di low e slow molto facilmente e in maniera molto precisa. Ovviamente prendiamo temperatura alla griglia e non, scusatemi, al coperchio e non alla griglia, però basta un attimino regolarsi e comunque si ovvia al problema. I piani laterali sono dotati di 3 ganci porta utensili. Questi 3 ganci, sia sul piano di destra che sul piano di sinistra, vi permettono di poter tenere sempre in ordine a portata di mano i vostri accessori di cottura, tipo pinze, spatole, spazzole, forchettone e quant'altro. Aprendo il coperchio andiamo a scoprire la zona di cottura. La zona di cottura del nostro barbecue, come vedete, a differenza degli original, degli Spirit Original, abbiamo delle griglie di cottura in acciaio smaltato. Ora, molti non amano queste griglie. Diciamo che per me è il giusto compromesso tra praticità di pulizia e efficienza di cottura, perché comunque l'acciaio smaltato lo possiamo mettere in lavastoviglie e la ghisa no. Però è anche vero che la ghisa dà un grill mark migliore rispetto all'acciaio smaltato. Nulla vi vieta che una volta che le griglie iniziano a rovinarsi, queste qui in acciaio smaltato, potete andarle a sostituire con delle griglie GBS in acciaio inox che trovate sotto la categoria Gourmet System sul nostro sito web. Al di sotto delle nostre griglie abbiamo il classico sistema di vaporizzazione dei sughi della Weber, per cui troviamo 5 barre Flavorizer, anche se in acciaio smaltato lavabili in lavastoviglie. Queste barre praticamente hanno la funzione che nel momento in cui il grasso cade sopra una di esse, che è incandescente, viene vaporizzato e vanno a riaromatizzare il cibo con i propri sughi di cottura. Quello che non viene vaporizzato appunto scivola attraverso queste barre e va a finire all'interno della leccarda e quella vaschettina in alluminio che abbiamo visto prima. Le barre hanno anche la funzione di proteggere i bruciatori. Sono 3 bruciatori in acciaio inox con sistema crossover per l'accensione. Perché proteggono i bruciatori? Perché praticamente il grasso, non colando direttamente sopra il nostro bruciatore, non produrrà fiammate e non produrrà neanche quel fumo pieno di grasso che può dar fastidio ai nostri vicini, o a noi stessi, insomma. Per cui il fumo che tornerà sopra vaporizzato dalle barre sarà più vapore, un fumo leggero e anche, diciamo, gradevole se uno ama gli odori particolari della cucina alla griglia, ma non è quel fumo ricco di grasso che può dar fastidio.
Il sistema crossover come funziona? Praticamente il bruciatore principale da accendere sempre in fase iniziale è quello di sinistra. Accendendo questo, lungo questa barra si sviluppa una fiamma che va ad accendere gli altri bruciatori. Questo ci permette che una volta che abbiamo acceso gli altri bruciatori, vogliamo spegnere il bruciatore di sinistra, possiamo farlo. Vogliamo spegnere il bruciatore centrale, possiamo farlo. Vogliamo spegnere il bruciatore di destra, possiamo farlo. Vogliamo tenere un bruciatore acceso su tre, possiamo farlo. Oltre alla nostra zona di cattura, lo Spirit Classic E310 ci mette a disposizione anche la classica grigliettina scaldavivande. Questa griglia ci permette di andare a tenere in caldo tutte quei cibi, quelle pietanze che abbiamo già cotto, se nel frattempo dobbiamo finire a cuocere qualcos'altro. Per cui, per ipotesi, abbiamo fatto delle verdure che si sono cotte prima del nostro pesce o della nostra carne, le verdure possiamo metterle qui, non continueranno a cucinare o continueranno a cucinare in maniera molto lentamente, ma si terranno in caldo. Oppure stiamo facendo degli hamburger, abbiamo la carne sulla griglia di cottura, qui possiamo mettere a scaldare il nostro pane. Mettiamo tutto a posto. Lo Spirit Classic E310, come tutti i barbecue a gas Weber, è garantito 10 anni sia sul braciere che sul coperchio. Il braciere è in fusione di ghisa di alluminio, il coperchio è invece in acciaio smaltato porcellanato, per cui a meno che non gli date martellato e non lo rigate con forza con qualche oggetto metallico, il barbecue non farà ruggine, o comunque avete la garanzia che vi protegge da ruggine e perforazione per 10 anni. Questo barbecue, come tutta la linea di barbecue a gas, carbone ed elettrici Weber, li trovate all'interno del nostro sito internet www.barbecumania.it. Vi invito ad iscrivervi alla nostra pagina Facebook barbecumania.it e vi invito anche ad iscrivervi al nostro canale YouTube Barbecumania. Per questa recensione è tutto, non mi resta che augurare a tutti voi una buona grigliata e al prossimo video.